Troppa incertezza sul futuro, nessuna certezza circa la ripresa regolare del campionato di Serie B. Due motivi che hanno consigliato la dirigenza dei Lions Biceglie ad autorizzare nei giorni scorsi giocatori e componenti dello staff della prima squadra a rientrare nei propri domicili. Una scelta comunque per noi molto sofferta, anche se ci tengo a sottolineare il rompete le righe, comunque una soluzione al momento provvisoria. Perché noi dopo l'ultima partita di campionato giocata il 7 di marzo, poi dopodiché abbiamo fermato comunque gli allenamenti per 8 giorni e i nostri giocatori sono rimasti tutti qui nelle nostre abitazioni qui a Biceglie in attesa dell'evolversi della situazione. Però adesso prendendo atto della drammaticità della situazione nazionale di questo coronavirus, abbiamo deciso che era opportuno mandare via i ragazzi, lasciarli liberi di raggiungere le proprie famiglie, perché in questo momento così importante penso che al di là degli aspetti sportivi ci siano dei valori molto più importanti da rispettare. Ripresa del campionato, il DS dei Lions non è per nulla ottimista, anche alla luce delle parole di Pietro Basciano, presidente della Lega Nazionale Pallacanestro. Per lui non ci sono margini per tornare a giocare in Serie B e chiederà al numero uno della Federbasket, Gianni Petrucci, di dichiarare interrotta la stagione senza pensare ai verdetti. Ci sono squadre coinvolte nei focolai, ci sono tantissime realtà in difficoltà dal punto di vista economico. L'ultima parola spetta naturalmente al Consiglio federale. Stiamo aspettando ovviamente le disposizioni dei vertici, però penso che in questo momento una ripresa sia molto molto difficile e complicata per più aspetti, innanzitutto quello logistico, perché al di là che non si sa bene ancora i tempi di ripresa di questa emergenza sanitaria, quindi non sappiamo ancora in questo momento se ci vorranno 15, 20, un mese o 40 giorni. In più c'è l'aspetto economico, che penso che sia anche molto importante per tutte le società che vivono di sponsorizzazioni, quindi in questo momento difficile per tutta l'Italia, sicuramente anche le aziende che ci supportano non stanno solamente pensando alle sorti delle società sportive. Positivo il cammino dei Lions sino al momento del blocco. I bicegliesi, con 6 partite ancora da giocare, occupano la 4ª posizione solitaria in classifica, con più di un'ipoteca sull'accesso ai playoff. Chissà se mai si giocheranno. Un posizionamento che a noi era, diciamo, negli obiettivi di inizio campionato, e siamo fieri, diciamo, del risultato ottenuto. Però se tutto dovesse finire in questa maniera, insomma, ci rimane ben poco, ci rimane sempre l'amaro in bocca per quello che doveva ancora succedere.